Buongiorno a tutti, stamani l'intro la faccio io. Amore, saluta tutti. Ciao a tutti. Guarda come sei bello. Con la mucchina a mano, La mucchina a mano. Meditazione come tutto. Stamani vi facciamo vedere una cosa. Allora, l'idea era quella di provare a fare un video diverso dal solito, nel senso che andremo a Firenze e proveremo un ristorante vicino al Duomo e vi faremo sapere quanto costa mangiare vicino al Duomo di Firenze. Ok, a dopo, ciao. Cosa canti? Questo video. Hai fame? Sì. Sì, hai fame? Sì, no? Sì, abbastanza fame. Tutto quello che hanno, i prezzi, qui passiamo dagli antipasti, pizza, che si può togliere, il tartare, il carpaccio, la pasta, abbiamo diversi tipi di pasta, la pasta ripiena, tartufo, quindi primi e secondi con tartufo. Che te ne pare, amo? Il menù è valido. Sì, eh? Abbiamo la bistecca. Ma quello è il menù. Anche le porto, se va bene. Sì. E qui abbiamo la pianina, sempre da 1,3 kg. E qui abbiamo il Val di Spagna da 1,2 kg. Sì, va bene, perfetto. Qui abbiamo la parte di filetto e la parte di costa. Abbiamo preso il marco di Scella Rossa. Tanto pensa a mangiare. La risposta la dai dopo pranzo. Lo scrivi dopo pranzo. Ah, com'è il vino? Molto buono. Pensa a ottimo, no, buono. Abbiamo preso rostini misti. Io gli ho detto che lei ha ragione. E loro mi dice andate. Devo rimanere. Un assaggio di questo toscano. Buon appetito. Grazie. Molto, molto buono. No, no. Abbiamo il carbonato. Buono. Prova di carnire. Questo è un fiume di spezie. Questo va? Divide a metà. Taglia a metà. Sabrosissimo, buono, forse molto bene,
sconfitta. Questa è la guidata. Molto, molto buono. Saporito. Niente. Il senso di diabete. Buonissimo. La carota. Per l'ultimo che stiamo facendo ora, sentiamo. Comunque le porzioni sono un po'. Per scegliere queste ristorante, quando vedi il conto, vai. Tutte le recensioni. Ah, ragù, Dana, Fra. Pesce, posso mangiare la bistecca, la vai via bistecca, io. Qualcuno posso mangiare tutti i giorni, quindi... La carne, proprio, in generale. Sento che pesce sono fatti a mano. Che buono. È un buono, c'è un buono. Si deve sentire una persona che dice e lei ci porta anche il marito, lì? Il marito loro vuole, siamo al marito. Vinti in questo preparato. Lo sai cosa si fa villa, in Toscana? Questo. Nella villa, la scarpetta con il pane d'olio e il pepe e l'assato. No, abbiamo il tubo della... Nella villa, no, si può dire no, via, ciao? No, via, ciao. Ok, no, via, ciao. Nel dettaglio le bistecche, questa era la Black Angus, questa la Wagyu e questa la chianina da 1,2 kg. Guardate belle, con tutto il sale sopra. Spagnola. Ora si spagnola. Questa è Black Angus. La chianina è la bistecca classica, con l'osso. C'è il io la tengo bene, morbidissima, io fredda, più fredda, forte, quale? Sì, più forte, sì, più malizzato. Poi si va con la chianina, la classica chianina, e lì la fa vedere. Molto più morbida, questa si scioglie in bocca, scioglie in bocca. Sì, però ci ha messo sale, questa è no. Troppo del sale. E ora si va con la Wagyu. Questa Wagyu è quella spagnola. Wagyu, no, allora Wagyu è quella spagnola. Spagnola. Questo è il pezzo di Wagyu. Questa qui è la bistecca classica. La bistecca fiorentina classica. E l'osso a te. Più dolce, eh? Sì. Quanto è dolce? La più buona di tutti. La Wagyu. Molto buona. Molto buona. Il caffè è un monte di neve. E finire il pasto. Facendo conto che siamo in 6. No, ho preso parecchia roba. Il conto è questo. Anche questo video è giunto al termine, quindi ragazzi ricordatevi di iscrivervi, di mettere like e di continuare a seguirci nelle nostre imprese. Un saluto e a presto, ciao!